Noi camminiamo in Sardegna dal 2 al 7 ottobre e finalmente è stato un grande obiettivo. Noi dall'8 di ottobre siamo già in grado, grazie all'esperienza di queste 500 persone esperti del settore, giornalisti eh, di tutta Italia, che ci diranno quali percorsi sono pronti per essere promossi in tutto il mondo. Abbiamo avuto il riconoscimento del Ministero del Turismo, che sono coinvolti oltre 300 comuni della Sardegna. Il turismo religioso sarà il valore aggiunto della proposta turistica regionale. Sono 15 itinerari, le 500 persone saranno distribuite in questi 15 itinerari, in questi tre giorni saranno ospitati nelle varie tappe dai comuni, quindi l'ospitalità del sardi farà la differenza, eh, dopodiché il 7 all'acqua, nel giorno di chiusura, racconteranno l'esperienza e soprattutto ci diranno eh, di questi 15 itinerari quali sono pronti per poterli promuovere e offrirli come eh, offerta turistica eh, a livello mondiale. Un'altra novità... Il Funt, il Fondo Nazionale del Turismo, ha riconosciuto alla Regione Sardegna una quota a parte eh, che sono 2.100.000 euro che verranno messe a disposizione in quei percorsi che potranno essere fruibili per la segnaletica stradale per dare i servizi che, eh, attinenti a questa offerta turistica.